tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata. Ricordi il Primavera Festival quando mi hai detto ciao e sei svenuta. Eccoti, immagina un mondo simile a quello che vivi oggi, un mondo governato però totalmente dal AI, dall'intelligenza artificiale. Provaci, non ti sarà difficile. E immagina che nelle scuole, nelle università, nei licei, non si insegni più con il classico metodo del professore o la professoressa che insegna lo studente, ma che i robot, come in tante altre nazioni della società, la fanno da padrona. E che i professori ormai siano dei reduci. Ecco, immagina che uno di questi reduci, Piero, il professor Piero, abbia bevuto troppo una sera in un pub e per sbaglio, allontanandosi un po' troppo dalla città, abbia svitato qualche chip e qualche vite all'interno di un robot. Un robot che insegna all'università. Ecco, io ti propongo la visione di questo cortometraggio del Federal Arts Studio per capire quanto sia importante allontanare l'intelligenza artificiale dalle nostre vite. Buona visione. Eccolo, questo è Piero, il professore che ha svitato qualche chip ed è preoccupato che un robot, il robot, possa venire a cercare. Il robot, a dire il vero, non è ancora incattivito perché sa di non essere nel massimo delle sue funzionalità tecniche e dunque si reca in cerca d'aiuto. Piero va in chiesa, prega una delle poche chiese che rimangono nell'era dell'AI e prega la sua divinità. Allo stesso tempo il robot corre per la città, corre nel centro della città in cerca di aiuto. Il professore visita un museo nel frattempo, mentre, nello stesso istante, un robot, a caso, trova un tizio. Tizio che gli dà una mano e dice dove stare il professore, che invece è molto preoccupato e vagabonda per la città. Il robot ormai sa cosa deve fare, fare fuori il professor Piero. E nell'esatto istante in cui il suo amico del robot accompagna il robot stesso da Piero, Piero dovrà dire fine alla sua vita. Dunque non affidarti all'AI, perché oggi ti può scrivere un testo in scuola, ma domani non saprai mai cosa ti potrà fare.